Domenica 12 e lunedì 13 giugno si vota per i 4 referendum popolari abrogativi. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Si vota presentando la tessera elettorale e un documento di identità. Chi ha smarrito la tessera può richiedere il duplicato alla propria municipalità. I quesiti referendari sono 4. Referendum 1 scheda rossa, modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il quesito propone di abrogare le norme che attualmente prevedono l'affidamento a gestori privati dei servizi pubblici locali in materia di acqua, rifiuti e trasporti. Referendum 2 scheda gialla. Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Il quesito propone l'abrogazione della norma che stabilisce nella determinazione della tariffa per l'erogazione dell'acqua la garanzia della remunerazione del capitale investito dal gestore. Referendum 3 scheda grigia. Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Il quesito propone l'abrogazione della norma che prevede la realizzazione nel territorio nazionale di nuovi impianti per la produzione di energia nucleare. Referendum 4, scheda verde. Il quesito propone l'abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale. Si vota tracciando un segno sul sì oppure sul no riportati sulla scheda. Con il sì si vota per abrogare le norme sottoposte al referendum. Con il no si vota per mantenere in vigore le norme sottoposte al referendum. È possibile votare e quindi ritirare anche soltanto la scheda per uno o per alcuni dei quesiti referendari. Affinché il referendum sia valido, deve recarsi alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.